Per Nyon, sia le plusvalenze proibite che responsabilità dei manager rimangono piedi. In attesa della seconda tendenza l'indagine continua. La disponibilità di UEFA passa da una collaborazione reciproca o rinuncia bianco e nero dal nostro corrispondente Fabio Licari. Non è che la decisione del Tribunale federale cambi lo scenario UEFA. Prima del college di garanzia, i punti di penalità per Juve avevano persino 15 anni, ora ce ne sono 10. Ma per Nyon le plusvalenze proibite e la responsabilità dei manager rimangono in piedi, punto, senza dimenticare nuova tendenza degli stipendi e il butterge della Superlega. In breve, una situazione molto complicata. I Nyon si rendono conto che il balletto dei punti contati con l'equilibrio ha creato una confusione discreta, ma la strada dell'Europa è stata bloccata oltre alla classifica. La decisione di Nyon è prevista per giugno. E potrebbe anche includere il tema salariale. L'UEFA sta effettivamente conducendo le sue indagini parallele con tutte le carte procedurali. Dall'indagine italiana sembra che le plusvalenze abbiano modificato il gioco e truccato il budget, in modo da consentire un accordo favorevole con Nyon nel fair play. La Juve deve pagare solo 3,5 milioni di multa, anziché i 19,5 previsti, a condizione che la situazione finanziaria sia tornata in atto. Il problema è che il budget corretto non avrebbe consentito questo collegamento. In aggiunta, vi è la circostanza aggravante delle dichiarazioni olente. L'accordo di transazione viene fatto per aiutare i club. Ma se non è rispettato, o se le regole di coinvolgimento vengono violate, le sanzioni vengono quindi amplificate. Plusvalenze e fair play UEFA ha due motivi per sanzionare la Juve. Mean, esiste l'articolo del regolamento che, in caso di contesto conclamato, ti consente di impedire alle porte dell'Europa. Inoltre, le sanzioni in modo equo il gioco può anche portare all'esclusione. Tutte situazioni serie, ma che possono essere in qualche modo ammorbidite da UEFA. Gli accordi per Juve, Milano, Roma, Inter e PSG sul fair play hanno inflitto multe del 15 sul totale, quindi sostenibili, perché l'ultimo dei desideri di Nyon non ha le migliori squadre e deprezzando tazze. Un atteggiamento disponibile di UEFA, tuttavia, passa attraverso collaborazione reciproca fintanto che la Juve rimane uno dei nemici che vuole fine della Champions League, e quindi di UEFA, in cambio della Superlega, non vi è alcun margine per una negoziazione. A Nyon si chiede ancora come sia possibile che anche mezzo telefonato non sia arrivato dalla Juve e qual è la strategia dell'azienda, se non la in attesa della sentenza del Tribunale dell'UE. Risultare perché l'avvocato generale ha ammesso la possibilità di fare una Superlega, sì, ma lasciare il sistema. Avremo incompatibilità con la Champions League se fai il tuo torneo, non partecipi al tuo altro. Per UEFA un grave problema, ma peggio per Juve, Barcellona e Real senza Champions League. In sintesi plusvalenze, fair play, anti.